Ciao amici e amiche mie, Marco Drums Games, abbiamo fatto questo capolavoro l'altra volta, adesso andiamo a fare l'ultima mega missione. Scusate ragazzi, devo costruire. Abbiamo fatto queste gradinate incredibili l'ultima volta che abbiamo lavorato. Fortissimo. Allora andiamo a vedere l'ultima missione. Che cosa bisogna fare? Qui siamo al museo, lavori, carriera, finale. Abbiamo fatto la strada d'accesso, abbiamo fatto il parco, abbiamo fatto il teatro all'aperto, abbiamo fatto le tribune in acciaio e la piattaforma panoramica. Siamo seri? Forte, alto, accettiamo appalto. Wow, l'ultimo grande lavoro sulla mappa Europa e siamo effettivamente in Germania di Construction Simulator. Guarda che cosa ho trovato! 17 raga, e quando mi passa? Trovate 100 su questa mappa. Tanta roba direi, eh. Bisogna girarsela tutta a piedi, credo. Serio? Stavo cadendo. Allora, non so proprio dov'è il tipo. Probabilmente è dentro. E a sto punto che ho trovato un collezionabile lì fuori, credo che ce ne siano altri. Bisogna girarsi tutte le mappe. Anche a piedi, qui non c'è nulla. Vediamo, qui c'è un albero e non c'è nulla. Qua che cosa c'è? Nulla. Qua che cosa c'è? Nulla. Molto, molto bello, questo castello. E no, invece che nulla, c'era qualcosa. No, qua ci sono tutte le porte, non si possono aprire le porte nel gioco. Sì, questa è la parte finale, diciamo, ci sono più cose. Ok. Ah, è lì. Ah, perché è qua dietro. Vediamo il panorama che si vede. Eh beh. Tanta roba. Allora, amici e amiche, non so quanto durerà questo appalto, ma iscrivetevi al mio canale qui su YouTube dove vedete i video e anche al canalino di Twitch dove faccio le live. Anche i social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch, Discord. Ok. Allora, credo che è qui l'appalto. Sì. Quindi è la stradina dietro. Sì, mi sembra di vederlo là in fondo. A castle must also be able to finance itself successfully year-round. Nothing is a greater draw for tour groups and visitors than a breathtaking view. The plans call for a large and sturdy observation platform. I talked to the structural engineer, who also thinks that this will be a major challenge on the uneven terrain. You'll probably have to work both from the top and the bottom of the slope to install the heavy platform so it's solid and safe against the mountain. Best of luck to you. Oh, cappa!
Pelle di metà di elementi in metallo. Vabbè, allora andiamo a prendere il mio solito cat. Prendi e saliamo. Una volta terminato tutta la parte qui della... Beh, non ci andiamo, andiamo col viaggio rapido. Una volta terminato tutta la parte qui del... che sono? Dell'Europa, andiamo in America, eh? Ok. Perfettopulos. Allora, abbiamo bisogno questi. Pellet di elemento in metallo, serio 10? Caspita. Allora facciamo una bella cosa, tanto per cominciare. 6 e 5 travi li facciamo consegnare al cantiere. E vai. Allora, la visuale del camion e come sono fatti i mezzi sono fatti davvero bene, raga. Ci sono delle piccole pecche che non sono ancora state sistemate, ma non so, e non so neanche sinceramente se faranno altri DLC, ma io spero tanto perché è bellissimo sto gioco, a meno che abbiano intenzione di fare un seguito, e questo era, diciamo, tra parentesi, una prova. Allora ci sta che andiamo a comprare anche quello nuovo, assolutamente. Allora, abbiamo fatto una bella sbandata, ma in realtà io non so proprio dove entrare per questo cantiere. Perché c'è una strada che va dietro, ma non c'è una strada che va lì. Quindi, non lo so. Ecco, forse l'ho trovata. Allora, vediamo se è questa la strada. Sì, è lei, amici. Quindi possiamo arrivare tranquillamente da qua, anche se c'è una stradina anche di lì. Allora, io... Pelle di elementi di metallo. Boh. Non vedo quella forma lì, questi, a meno che sono lunghi, quindi magari sì. Io spero che mi faccia mettere la gru perché lì dovrebbe essere loro. Perché davvero, se no...
come facciamo? Ok, ce la stiamo facendo. Quindi questo è il primo lavoro, ma siamo già al 18%. Quindi non credo che sarà lunghissimo, vi dico la verità. Forse riusciamo a farlo direttamente tutto in un video. E finiamo completamente tutti i lavori di storia. E poi ci sono tantissimi lavori ancora da fare, perché è procedurale, ci sono tantissimi lavori da fare. La trivella trallalla. Ai ai ai, la trivella trallalla. No, questo no, non me lo aspettavo della trivella, vi dico la verità. Allora spostiamo il camion. E secondo me bisognerà arrivare anche con la gru. Quindi facciamo una bella cosa. E la gru io voglio quella più grande, non voglio quel catorcetto piccolino. Ok. E la trivella, noi abbiamo solo questa qui dalla Liber. Liber. E se ben ricordo, è un bel casino da usare. Non mi ricordo più i comandi base della trivella, però insomma, ci possiamo. Guardate che bestia, che belva è questa trivella della Liber. Liber. No, dobbiamo assolutamente andare in viaggio rapido e speriamo che ci metta lì vicino. Sì, fortunatamente siamo qui vicino. Allora, qui si fa solo visuale dall'alto, visuale dall'altissimo. Allora. Andiamo giù il gancio. Ok. Allora, se non mi ricordo male, il giallo è il primo. Ok. Perfetto. Così, poi cambio modalità, ok, no, dovrebbe andare un po' più indietro, vediamo se mi entra dentro lo stesso, no, allora cambiamo modalità. Ok. No, allora devo andare giù tutto prima con lui. Ecco com'è. Perché guardate ragazzi che è un casino. Colleghiamolo. Esattamente. Si va giù. Prima con lui. Poi
Allora. Ricordo più. No, quindi. Vai. Adesso sì. Ok, vabbè, non ho capito cosa è successo, ma va bene lo stesso. No, dovrebbe... Allora, modalità guida, esatto, perfetto, così. Tra l'altro c'è un collezionabile proprio lì, raga. Come ci arrivo lì? Forte perché si arrangia completamente da sola. Ok, in teoria se non andiamo a posizionare è il punto giusto dove comunque posiziono anche lei. Abbiamo detto che era un casino, eh? Ok. Vai. Ok. Ok. Fai dentro tutto. Ok, ok, ok. Dai. Detto che è un po' un casino, eh? Ah, io non me lo ricordo più, raga, com'è. Ah, io non ho capito per quale motivo non sta lavorando giusto.
manca ancora un pezzo, ma non è la trivellazione, 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 trivellazione. Secondo me perché ha fatto quel casino lì. Vedete che c'è tutta la roba fuori. Ok. Ah, ce ne altri due. Casino qua perché no, non sta facendo quello che deve. Non ti metto le stronzate che stai sporcando tutto il divano anche a me, per cortesia. Mi hai sbagliato la campa. Dai, amo, basta. Sì, ma non il cane non si dà l'aggancio. Per cortesia. Cazzo. Leo? Amore? Si doveva fare su e giù. È piena sta trivella, non può tagliare. Perché non gira? Certo. Certo. Qui lo fa e dove voglio io no. Ok.
Adesso sì, così dovrebbe farlo. Se sì, si incasina secondo me, raga, perché non... Oh, non ha senso. Anche adesso, perché non si ferma? Ok. Allora. Andiamo dietro. Ok. Oh, oh, fermo, fermo, fermo. Perché non va? Ok, perché non stai facendo il tuo lavoro? Perché non è finito lo scavo? Ah, questo della trivella, raga, è sempre stato...
Tac. Giù. Allora, secondo me è già giù tutto, ma porca roca. Non riesco a capirlo davvero. Non riesco proprio a capirlo. Allora, andiamo giù con questo. Ok, quindi anche il fattore che non posso vedere dove va questo qui. Cioè, vedete, è un po' macchinoso. Ok, proviamo ad andare così. Ok, sta tirando via. Vediamo se riusciamo. Ok, sarà il massimo, credo.
Allora adesso non... A me non sembra che sta portando via più niente. Vediamo se riusciamo a... Ok. Ma è qui la betoniera. Ma perché? Scusa, ma quante betoniere c'è? Ma perché c'è due betoniere? Infatti mi sembrava molto strano. Ok. Perfetto. Forse ci siamo, dai. Cioè, una macchina da 1 miliardo di euro e non ha le luci di lavorazione. Vabbè. Però... Che cosa ostacola, che cosa qui? Questi cambi di visuale, raga, che non vanno bene, ok. Poi già non si vede niente di giorno. Ok.
si blocca, vi devo dire la verità, a volte io vado giù e basta. Perché mi giri? Tipo compensare, boh. È una macchina complicata. Quello che si può. Ok, la seconda parte, giù tutto. Indietro. Uno sì, l'altro no. Oh, cioè, perché una parte lo prende, se no no. Vabbè, è un po' stranino, è un po' stranino. Oh, abbiamo finito? Abbiamo finito? Oh. Ok, allora, trivellina, ciao.
Allora, amici e amiche, io vi aspetto per tutta la parte delle Americhe, dell'America. Ok, allora, sai che cosa ti dico? Sai che cosa ti dico? Io con questa qua vado su. Ah, questa gru, ragazzi, avete visto come gira? È uno spettacolo. Io non credo di riuscire a fare quello che voglio, però ci provo. Anche perché sto facendo. Allora, io credo di voler fare una cosa che non si può fare. Ok, facciamo una bella cosa. Oh, la buttata! Avete visto, raga, la buttata proprio. E se noi prendiamo invece la gru piccolina. Poi è bello tutto, tutto, tutto di notte, eh? Ah, io credo che ogni tanto davvero questo gioco qua si bugga e carica cose strane, perché ogni tanto fa delle cose davvero strane. Ma io credo che con questa gru piccola riusciamo a entrare lì dove vi dicevo, credo, eh? Vediamo. Anche se non credo che si possa fare, ma è tanto più piccola dell'altra, eh? Allora, forse conviene. Andare di retro. Vediamo, vediamo se è stata una buona idea o se è un'idea un po' così. Diciamo che una gru l'abbiamo di qua. Andiamo a prendere l'altra adesso. Ok.
Ok, quindi su, fuori tutta. Ok. Eh sì, esattamente con le gru si deve fare così. Allora, andiamo a vedere quelli lunghi. Sì, ma vai calmo. Forse questo. Sono questi qui storti. Come mai? Allora, è una cosa incredibile. Non riesco a capire per quale motivo va così veloce. Dei problemi oggi questo gioco. Ok, però ce l'abbiamo fatta, dai, almeno l'abbiamo messo. Mettiamo l'altro e ci vediamo nella seconda parte della piattaforma panoramica del nostro mega museo. Ma che qua non siamo al museo, qua siamo alla città storica, ricordate come si chiama questo posto? E ci vediamo al prossimo episodio, amici e amiche. Marco Dance Games vi saluta, vi ringrazia e vi... Ah, eccolo dove era il perno! Chiedo se vi piacciono i miei video, un bel mi piace e l'iscrizione al canale YouTube e anche a quello Twitch, Discord, Instagram, Facebook e tutti gli altri canali. Ok, amici? Alla prossima!
Si va. Ecco, dall'angolino Marco Drums Games vi saluta e vi ringrazio. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao amici, ciao amiche, da Piattaforma Panoramica parte 1 è tutto. Ci vediamo, alla prossima, ciao.